Ciao ragazze, eccomi tornata con un altro video. Questo è il video dei prodotti terminati del mese di agosto. Anche questo mese, come prodotto per capelli, ho terminato un ossigeno a 40 volumi e una polvere decolorante schiarente, effetto antigiallo. Sono i soliti, quindi non mi dilungherò più di tanto, però continuo a utilizzarli, continuo a comprarli perché mi piacciono e mi ci sto trovando bene. Sempre per quanto riguarda i capelli, ho terminato anche questa crema dopo sole per esposizione appunto solare e dopo sole. Questa qui è della Sunsilk, che io ce l'ho da tantissimi anni. Adesso faccio fatica, come vi ho già detto, faccio fatica a trovarla perché in Italia non è più prodotta, non so all'estero, infatti trovo sempre, vedete, con altre lingue a fianco, la scritta direttamente tutto in un'altra lingua. Ogni tanto li trovo al mercato e quando li trovo compro, faccio incetta perché mi piace tantissimo. Innanzitutto la profumazione è fantastica, come vedete c'è scritto latte di cocco e infatti sa, non sa neanche di cocco, però per me questo è il profumo dell'estate. Infatti quando poi non lo troverò più sarò disperata sicuramente e mi dispero già adesso. Comunque all'interno ce n'è 200 ml, questi sono gli ingredienti, si va a utilizzare. Eccoli qui, si va a utilizzare quando i capelli sono appena stati lavati, quindi dopo lo shampoo si vanno a mettere un pochettino sulle lunghezze e poi si va ad asciugare normalmente. Quindi se doveste trovare in giro questo prodotto qui della Sunsilk, compratelo perché è fantastico. Sempre per quanto riguarda i prodotti da mare, ho terminato questo spray protezione 30 della Vichy. Questo qui che avevate sicuramente visto in uno dei video haul che ho fatto, video L'Oreal. E questa è una protezione 30. Io purtroppo al mare mi sono portata solo questa. Che cosa è successo? Che questa bomboletta che avevo pagato 5,99 euro se non sbaglio con il vicino dopo sole, se non erro. Praticamente in 2 giorni è finita e io praticamente ho messo solo protezione 30 quasi quest'estate. Nonostante avessi fatto qualche lampada, che non, a quanto pare non mi è servita granché, e niente, quindi ho dovuto ricomprare la protezione 30 lì. Comunque, 200 ml di prodotto all'interno, come vi ho detto, l'ho pagato scontatissimo, 5,99 perché il suo prezzo di listino non oso neanche immaginare quale sia. Bella, facile da spruzzare, non si sa perché il mio ragazzo con questa si è bruciata e lui ha una pelle più scura della mia, però è uno spray invisibile idratante. Effetto rinfrescante, effetto asciutto senza alcol, pelle sensibile. Infatti, effettivamente sembra di non averla addosso, quindi caricavi, caricavi, forse anche per quello che mi è finita in fretta. Niente, per il resto a me è piaciuto come prodotto anche da spruzzare sul viso, appunto, per non stare a spalmare cremissime sul viso, da spruzzare così e dare una passata veloce, però purtroppo appunto è finito in fretta. Questi sono gli ingredienti. Sicuramente non è un prodotto che riacquisterò perché A, a prezzo pieno costa tantissimo e B, non, dura troppo poco per quello che costa, quindi purtroppo è un prodotto che non riacquisterò. Ho finito anche il mio doposole di fiducia. Questo qui è il Delice Solaire Doposole Eyes After Sun Gel, freschezza immediata. Lo riacquisto ogni anno e mi ci trovo davvero bene. Contiene aloe vera e pantenolo, ovviamente non si sa in quali quantità, ma non tantissime. Con vitamina E è dermatologicamente testato. Questo io lo tengo nel frigo, è un gel blu praticamente. Lo tengo nel frigo e quando sono scottata è una mano santa perché è veramente rinfresca. Questi sono gli ingredienti. Lo produce la Mil 250 ml, lo pago intorno ai 3,99 euro, 4,99 euro, quindi neanche tantissimo. E a me piace, non c'è niente da dire, si assorbe bene, è fresco, è buono, è un buon prodotto e lo riacquisto e ve lo consiglio. Ho terminato anche questo sample, diciamo sample, l'ho trovato dentro un giornale, di Aloe. Non ho voluto acquistare quella grande, perché di solito me la tengo lì e mi dà fastidio avere un altro flacone in mezzo alle scatole. L'aloe solitamente la uso in estate, anche se, come dice qui, si può utilizzare per veramente tantissime cose. Però, appunto, questa della Equilibrio l'avevo già provata. Questa ha una nuova formula ancora più delicata, c'è scritto. E l'ho terminata, mi è bastata malapena per una settimana, appunto, messa su scottatura. Questa qui era la versione sempre 98% di aloe vera, era la versione da 75 ml, dall'apertura dura 6 mesi, è per quello che non volevo acquistare quella grande, perché di solito la uso da un'estate all'altra e quindi il tempo passa e scade.
Però questa versione qui è durata anche forse troppo poco. Comunque, questi sono gli ingredienti, come vedete la roba è al primo posto. La riacquisto da anni e mi ci trovo veramente bene, quindi un altro consigliato. Ho terminato queste salviettine, che ahimè adesso non hanno più l'etichetta centrale. Comunque comprate alle Shan al prezzo di 1 euro, quindi pochissimo. Sono salviettine Miluzzi rinfrescanti, le portavo in spiaggia per pulirmi le mani dopo aver messo le tonnellate di crema. 15 salviette all'interno, con glicerina, no alcol, PEG e parabeni. E questi sono gli ingredienti. Mi sono piaciute e probabilmente le riacquisterò, anche perché da tenere in borsetta sono molto comode. Ho terminato anche un deodorante. Al mare ho deciso di portare questo nuovo, penso sì, sia nuovo perché non l'avevo mai visto. 0% di solidi di alluminio, il Neutro Roberts fresco, tè verde lime. 0% di solidi di alluminio con antibatterico naturale. 48 ore, ovviamente mai testato per 48 ore. L'unica cosa, appunto, ha una profumazione molto fresca, quindi acidula, diciamo, e magari non a tutti piace, quindi annusatelo magari se riuscite prima di acquistarlo. Non contiene sali di alluminio, quindi non ostacola la naturale traspirazione della pelle, infatti io sudavo tantissimo. E con antibatterico naturale, tè verde e lime per o lime, come volete, per una fresca protezione deodorante. Mi è piaciuto, sì, questi sono gli ingredienti, perché comunque la profumazione è bella fresca. Però appunto giusto perché mi lavavo 2 volte al giorno, perché se è un deodorante da tenere dalla mattina alla sera, secondo me non fa granché il suo dovere, almeno non su di me. Comunque buona la profumazione, però sarebbe più buona come profumazione da body spray e quindi non da deodorante, però vabbè. Ormai l'abbiamo provato. Non lo riacquisterò perché appunto, magari riacquisterò la versione stick, proverò, perché appunto non mi entusiasma come deodora, diciamo. E ovviamente, essendo un deodorante, deve per forza deodorare. Gli ultimi 2 prodottini poi abbiamo finito. Ho terminato questo colluttorio della Listerine, appunto ci siamo portati 2 confezioni piccoline, sempre preso allo Shan, non è economicissimo perché se non sbaglio costa 2 euro. 1,99 euro, se considerate quello grande ne costa 4,99 euro. Comunque, questa era la versione Total Care che mi ha disgustato terribilmente. 6 benefit in uno. Sicuramente non lo riacquisterò, questo qui lilla, che è lilla come colorazione, perché è veramente troppo troppo forte, non mi è piaciuto. Questi sono gli ingredienti. Però davvero no, lui no. Ho terminato poi, l'ultimo prodotto, ovviamente, un correttore che si è distrutto, come vedete non ha più il pezzo dietro, non sta più chiuso, ormai ha fatto la sua vita. Questo è il Clear Skin Blemish Clearing di Avon, come vedete ce n'è praticamente più, l'ho pescato anche col dito. E questo qui è in un'unica tonalità, adesso non so se lo vendono ancora, però è la versione del correttore da mettere sul brufolo e te lo assorbe. Quando l'ho acquistato, adesso non più perché ce l'ho da un sacco di anni, quando l'ho acquistato profumava di rosmarino e mi piaceva tantissimo, sembrava di mettersi l'arrosto in faccia, però no, veramente, profumava di rosmarino. Effettivamente i brufoletti li andava ad asciugare, adesso penso che col passare del tempo questo effetto l'abbia perso, però è un prodotto che mi è piaciuto inizialmente, ho accantonato per un po' di tempo, poi mi è ripiaciuto e adesso l'ho terminato. Se dovesse esserci ancora nei cataloghi Avon, andate ad acquistarlo perché veramente questo qui è veramente veramente buono. Niente, questo era quanto, il video è terminato, fatemi sapere se anche voi avete utilizzato questi prodotti, come vi siete trovati, oppure quelli che mi consigliate in alternativa. Scrivetemi un commentino qui sotto, io vi lascio nell'info box la mia pagina Facebook, Instagram e Google+, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!